oltre all'area che cresce con la temperatura del corpo caldo, un'altra cosa che si nota è che sempre al crescere della temperatura si sposta verso sinistra il picco di questa curva, di questo spettro di corpo nero. Infatti, un oggetto a soli 1000 Kelvin, abbiamo visto prima che non emette praticamente niente, nessuna quantità di energia elettromagnetica nello spettro visibile che si trova qui tra 0,4 e 0,7 micron. Al contrario, il Sole, che si trova a quasi 5800 Kelvin, emette soprattutto nello spettro visibile e si trova tra 400 e 700 nanometri, quindi 0,4, 0,7 micron. Stiamo qui, questo è l'intervallo visibile. Quindi più un corpo è caldo, più la sua radianza è concentrata alle lunghezze d'onda più piccole. Questo si vede bene nel grafico che abbiamo visto anche prima, dove facciamo aumentare la temperatura 850, 1100, 1200 Kelvin e vediamo che il picco dello spettro di corpo nero si sposta verso sinistra, quindi verso le lunghezze d'onda più corte, e piano piano arriverà a raggiungere anche lo spettro visibile che sta qui tra 0,4 e 0,7 micron. E infatti, come abbiamo visto prima nel caso dello spettro solare, il picco d'emissione si trova praticamente a mezzo micron, proprio nel mezzo dell'intervallo visibile. Cioè, se noi aumentiamo la temperatura di questo corpo caldo fino a 5800 Kelvin, in pratica queste curve non solo si alzano e aumenta l'area che sottendono, che è la potenza elettromagnetica totale irraggiata, ma il picco si sposta a sinistra fino ad arrivare il picco intorno a mezzo micron, che si trova da queste parti. Quindi il picco si andrà a trovare qua. Lo spostamento a sinistra del picco di emissione fu studiato da Wien, che scoprì sperimentalmente la legge dello spostamento, che è data da questa formula, che significa che più cresce la temperatura espressa in Kelvin e più a sinistra si sposta il picco, cioè lambda max, che sarebbe la lunghezza d'onda corrispondente al picco, diminuisce. Infatti la temperatura sta al denominatore in questa formula. In pratica questa formula rappresenta un andamento di tipo iperbole: più la temperatura è alta e più è piccolo la lunghezza d'onda del picco, che è data da questa costante diviso T. In questi grafici infatti si vede l'andamento iperbolico. La legge di Wien è rappresentata sul grafico inferiore: questa è l'asse delle temperature e questa è la lunghezza d'onda del picco. Per esempio, a una temperatura di 850 Kelvin, quindi stiamo più o meno qua tra 500 e 1000, il picco dello spettro di corpo nero si trova oltre i 3 micron. Infatti qua abbiamo 2 micron, 3, 4, siamo oltre i 3 micron. Ma se noi alziamo la temperatura, per esempio a 1100 o a 1200 Kelvin, seguendo l'andamento parabolico, iperbolico, descritto dalla legge sperimentale di Wien, questo picco si sposta a sinistra. Qua per esempio a 1100 Kelvin il picco scende sotto ai 3 micron e a 1200 Kelvin scende ancora più sotto. Vediamo infatti questo picco che si è spostato a sinistra, passando da 850 Kelvin a 1100, vediamo il picco spostato a sinistra, e a 1200 Kelvin ancora più a sinistra. Più noi saliamo con la temperatura, quindi ci spostiamo su questo grafico inferiore verso il basso, e più il picco si troverà spostato a sinistra. Per esempio, per un corpo nero a 3000 Kelvin il picco viene a trovarsi praticamente qui, cioè a un micron. Questo grafico iperbolico rappresenta la legge di spostamento del massimo di Wien e rappresenta questa formula qua, la legge di Wien. Nel caso del Sole, che è un corpo nero a una temperatura quasi di 6000 Kelvin, noi dobbiamo scendere ancora più giù nel grafico lungo l'asse delle temperature, e allora il picco si sposta ancora più a sinistra. Il picco alla fine, intorno ai 6000 Kelvin, si troverà a mezzo micron, come abbiamo visto prima. Qui ho riportato un paio di esempi. Se andiamo a sostituire 2900 Kelvin, per esempio nel caso di un metallo incandescente, andiamo a sostituire
2900 Kelvin nella formula di Wien. Questo 2900 si semplifica con il numeratore e alla fine troviamo esattamente un micron, cioè il picco si trova a un micron di lunghezza d'onda. E infatti eccolo qua, 2900 Kelvin è questo puntino, si trova il picco a un micron, lambda max un micron, quindi qui c'è il massimo di Wien. Ed è l'esempio che avevamo visto prima, qui c'è 2900 Kelvin e a questa temperatura il picco di Wien si trova qua, si trova esattamente, qui c'è 0,2, si trova esattamente a un micron. Stiamo ancora nell'infrarosso. Se invece vogliamo andare nel visibile, possiamo per esempio raddoppiare la temperatura, andiamo a 5800 Kelvin e allora passiamo dal metallo incandescente al sole. Raddoppiando la temperatura, dimezza la lunghezza d'onda del massimo di Wien. Ora stiamo a mezzo micron, che si trova esattamente nel centro dell'intervallo visibile. E infatti l'abbiamo visto prima, il Sole è un corpo nero praticamente a 5800 Kelvin, infatti vediamo che il picco di emissione si trova a mezzo micron, 500 nanometri. E non è un caso che noi ci siamo evoluti, grazie all'evoluzione darwiniana delle specie per adattamento all'ambiente, ci siamo evoluti in modo che i nostri occhi e il nostro cervello vedano nell'intervallo visibile. È logico che ci siamo evoluti in questo modo perché per adattarci alla vita sulla Terra il nostro occhio si è abituato a vedere quel tipo di luce, cioè il tipo di spettro elettromagnetico emesso dal Sole, e il Sole, essendo una stella a 5800 Kelvin, emette essenzialmente intorno al mezzo micron, dove appunto si trova il massimo di emissione di Wien. Quindi noi vediamo in un intervallo lo spettro visibile che è centrato intorno al picco massimo di emissione solare. Se il Sole fosse stato per esempio una stella più fredda, diciamo per esempio una stella a metà temperatura rispetto al Sole, quindi 2900 Kelvin, allora il massimo di emissione del Sole sarebbe stato intorno al micron, quindi 1000 nanometri. Lo spettro del Sole sarebbe stato diverso, sarebbe stato così, piccato, diciamo, centrato intorno a un picco a un micron, e noi ci saremmo adattati per l'evoluzione naturale delle specie a vedere intorno al micron, quindi avremmo visto in quell'intervallo che oggi noi chiamiamo infrarosso. Più in generale, la legge dello spostamento di Wien è spesso utilizzata in astronomia per scoprire qual è la temperatura di una stella. Infatti si cattura la luce proveniente dalla stella e poi la si analizza con uno spettroscopio in modo da vedere a quale lunghezza d'onda si trova il massimo, il picco della sua emissione spettrale. E poi, grazie alla legge di Wien, con la formula inversa si ricava la temperatura di quella stella conoscendo il picco. Per esempio, immaginiamo che, anche se non è ragionevole perché non può essere, ma immaginiamo, per fare un esempio, che una stella emetta uno spettro di corpo nero come questa curva gialla. Noi andiamo a calcolare, a misurare dove si trova il picco di emissione, per esempio un po' più di 2 micron, e con la formula inversa della legge di Wien, in pratica con questo grafico che rappresenta l'iperbole della legge di Wien, noi andiamo a scoprire che a quel picco di emissione un po' superiore a 2 micron ne corrisponde una temperatura di 1200 Kelvin. Quindi dalla misura di lambda max, cioè della lunghezza d'onda dove si trova il picco di emissione, noi abbiamo potuto ricavare, con la formula inversa della legge di Wien, la temperatura della stella, 1200 Kelvin in questo esempio.